cavolo, mi sono ricordato proprio oggi che tra 3 giorni avrò una cena molto importante con 10 persone. Però non mi sono proprio dimenticato di riservare, adesso è tutto pieno. Ma fammi vedere se qualche membro del networking che abbiamo creato potrà aiutarmi con il suo ristorante. Sono Marco Gilardi, amministratore del gruppo Italiani ad Amici nel Granducato di Lussemburgo. E mi ha proprio contattato adesso Francesco, e Francesco mi ha detto che purtroppo ha un caso serio con il suo lavoro e gli serve un avvocato. Beh, allora gli ho detto che andavo a vedere nel networking se abbiamo qualche avvocato disponibile che lo può aiutare naturalmente con un occhio di riguardo. Quindi una cosa sono i membri nel gruppo Italiani Amici e una cosa differente è il gruppo del networking, ovvero le persone poche, 15, 20, 30, che fanno parte del network, ovvero quelle società, quelle persone, quelle professioni che aiutano il gruppo, quindi i membri di Italiani Amici, né in qualche attività o in qualche servizio o prodotto, naturalmente con un occhio di riguardo. Ed ecco perché c'è la selezione, perché voglio garantire ai nostri italiani ed amici che ci sia un occhio di riguardo per quanto riguarda i servizi, quindi una certa selezione. Per questo qualche giorno fa vi ho inviato l'apertura con un post, l'apertura all'ingresso, alla selezione di questo network. D'altronde mi avete mandato molte società hanno mandato molti messaggi: Marco, posso pubblicare questo? Marco, posso pubblicare quest'altro? Perché voglio espandere la mia società, voglio far vedere i miei prodotti al gruppo. E io vi ho detto: ragazzi, si può fare in un certo modo che non diventi spam, ma se fate parte del network, del nostro networking. Ma si paga questo networking? Ad oggi no, forse nella prossima selezione potrà essere, vediamo un po' se la gestione di questo networking diventa interessante, allora forse ci saranno dei costi. Al momento no, ad oggi no, come non si paga naturalmente per far parte del gruppo Italiani Amici, assolutamente. Ma Marco, si firma qualcosa? No, non si firma nulla, non si firma proprio nulla, non c'è nulla da firmare, è una questione di collaborazione reciproca tra i membri del network e chi vuole partecipare in questa attività, che non obbliga nessuno a fare nulla, è una questione che viene da dentro, nel senso, se vuoi c'è qualche iniziativa o fare qualche evento, ne parliamo e lo promuoviamo tra i membri del gruppo. Tutto qui, ragazzi. Spero di essere stato chiaro, ma se avete domande